chiamo Barone Teresa. Ieri mattina ho portato mia mamma a fare la revisione del contrassegno per i disabili all'ASL 2 di Via Torrione. Prima di accedere all'ascensore ci sono degli scalini, quattro scalini, belli grandicelli. Mia mamma è da premettere che segue la sedia a rotelle e ha un peso di 110 kg, quindi io da sola automaticamente non potevo farcela a portare mia mamma sopra, per far, cioè, salire questi scalini. Vado sopra. Vado in una stanza, c'è un medico, dice: "Buongiorno, salve." Dico: "Senti, io devo fare il rinnovo per il contrassegno per i disabili." Dico: "C'ho mia mamma giù, sta sulla sedia a rotelle, pesa 110, non ce la faccio a salire quei quattro scalini." Il medico, con una certa strafottenza, mi risponde: "Signora, non sono problemi miei, a me non mi interessa." Dico: "Come non sono problemi suoi? Cioè, io da sola non ce la faccio. È impossibile salire quei scalini con una persona su una carrozzina." E lui mi risponde: "A me non mi interessa, vede dove deve andare, faccia lei, si faccia aiutare." Dico: "Ma perché lei non può scendere giù un attimino e vede la persona un attimo?" Dice: "No, no, no, sono problemi che non sono problemi miei questi, io da qua non mi muovo." Io dico: "Vabbè," dico, "allora il rinnovo a mia mamma per il contrassegno non si fa, non lo facciamo, non mi interessa, veda lei dove deve andare." A questo punto un medico, in una stanza vicina, sente e interviene, dice: "Signora, non si preoccupi, adesso vediamo come fare." E quindi, per fortuna, quest'altro medico scende, vede mia mamma sulla sedia a rotella e umanamente gli dice: "Signora, ha ragione, non si preoccupi, cioè me la vedo io." Io non lo so, ci sono tante lotte, si parla tanto di disabilità, barriere architettoniche da abbattere per i disabili, ma in questo caso queste barriere architettoniche da abbattere dove stanno? Mi rivolgo anche al governatore della cosiddetta provincia di Salerno, cioè provincia, il governatore Vincenzo De Luca, che ne parla tanto dei disabili. Anche del presidente della provincia ne parlano di abbattere tante questioni per i disabili, ma dove? Se poi per fare un rinnovo ci sono quattro scalini e non ci sta una discesa per i disabili, ma fate voi. Questo è quello che volevo dire e spero che questo video venga visto da molte persone, perché mi dispiace come mia mamma che un altro disabile possa avere lo stesso problema e non poter effettuare un suo diritto. Grazie.